Ben ritrovati in primo piano le emergenze del territorio della Regione Campania, un territorio che si scopre sempre più fragile dall'emergenza incendi al dissesto idrogeologico, al rischio sismico con l'ultimo caso dell'isola di Ischia. Di questo parleremo con la dottoressa Claudia Campobasso, nominata da poco dirigente responsabile della protezione civile della Regione Campania. Intanto complimenti per questo incarico e grazie per la sua disponibilità. La dottoressa Campobasso è stata finora dirigente del Genio Civile di Avellino e Ariano Irpino. Intanto partirei da questa nomina regionale appunto alla guida della protezione civile. Per lei che cosa significa e soprattutto una grande responsabilità, credo? Sì, è avvenuta nei giorni scorsi questa nomina e è ovvio che mi ha molto gratificato essere individuata come il dirigente responsabile della protezione civile regionale. Ne avverto però principalmente il carico di responsabilità, perché è un incarico comunque gravoso, devi comunque essere sempre disponibile, reperibile H24, e per una regione come la Campania, che spesso e frequentemente è stata interessata da eventi calamitosi di vario genere, è ovvio che insomma si avverte insomma il carico di responsabilità molto pesante. Sarà una bella sfida insomma per lei, soprattutto in questo senso. Intanto dicevamo in apertura, territorio fragile in Campania, quali sono le emergenze che davvero secondo lei devono preoccupare? Beh, l'attenzione va posta un po' a tutti i rischi, perché negli ultimi anni abbiamo assistito a diverse emergenze. Sicuramente l'emergenza principale rimane, secondo me, quella probabilmente più grave, è il rischio sismico. Noi abbiamo un territorio classificato a media alta sismicità quasi per il 75/4 del territorio della Regione Campania, e a rischio sismico medio alto, e quindi questa rimane l'emergenza principale. È ovvio che sono eventi che si verificano fortunatamente molto raramente, quindi è un rischio rispetto al quale si può fare tanta prevenzione. Negli anni è stato fatto tanto lavoro, i comuni hanno fatto i piani di protezione civile, quindi sul rischio sismico si è fatto tanto, e su questo i geni civili sono in prima linea, perché il primo modo, io lo dico sempre, per fare prevenzione del rischio sismico è avere un costruito quanto più a norma sismica possibile, quindi quanto più si edifica e quanto più il costruito e quindi tutto quello che viene edificato sul territorio rispetta le norme antisismiche, tanto più siamo diciamo, protetti e tutelati rispetto all'eventualità di un evento sismico. Sicuramente l'altra emergenza della Regione Campania, perché abbiamo un territorio molto fragile, è il rischio idrogeologico. Abbiamo insomma il ricordo, quest'anno abbiamo commemorato gli eventi di 15 e Sarno, quindi sono ancora presenti come dire nella nostra memoria. Si verificano fortunatamente non in quella dimensione, ma frequentemente ci sono eventi di colate rapide di fango, di comunque di esondazioni di corsi d'acqua, di fenomeni franosi anche importanti, sia nelle zone costiere, penisola sorrentina, penisola la costiera amalfitana, ma anche nelle zone interne, e quindi questo rimane comunque un rischio importante. Certo, non è da trascurare l'esperienza che abbiamo avuto l'anno scorso per il rischio incendi. La stagione dell'anno scorso è stata devastante per non solo la nostra regione, un po' per tutta Italia, e quindi anche il rischio incendi rimane un'emergenza importante sulla quale l'attenzione della Regione Campania è sempre stata altissima. Quest'anno, in verità, dall'autunno dell'anno scorso si è fatta tanta prevenzione. Secondo me anche la lettura del fenomeno in questa stagione, dove c'è stato, abbiamo assistito come dire, a eventi insomma, molto, molto più contenuti rispetto agli eventi dell'anno scorso, e questa riduzione notevole degli avvenimenti e degli incendi, secondo me va letta anche alla luce di tutta l'attività che è stata fatta anche di prevenzione, di sinergia con gli enti del territorio. Ad Avellino abbiamo fatto un lavoro col prefetto e col comandante dei Vigili del Fuoco molto intenso, molto continuativo. Abbiamo fatto incontri per mesi nei territori, siamo andati noi in tutte le comunità montane, presso tutti i comuni, abbiamo incontrato i sindaci, eccetera. E quindi abbiamo fatto molto lavoro e abbiamo lavorato tanto e abbiamo
fatto incontri anche insomma importanti, ma la sinergia col territorio secondo me si è vista proprio con i risultati di quest'anno. Ecco, infatti proprio questo volevo chiederle. L'anno scorso abbiamo vissuto un'estate difficile per l'emergenza incendi, il Vesuvio devastato, insomma un patrimonio ambientale distrutto che ora sta in qualche modo rinascendo, le zone interne duramente colpite proprio dai roghi estivi. Quest'anno è andata meglio, un fatto climatico oppure, come diceva lei, la prevenzione ha pesato, ha avuto un ruolo importante? Allora, sicuramente anche il dato climatico ci è venuto in grande aiuto, perché quest'estate stiamo assistendo, come dire, a periodi di forte caldo, quindi di temperature molto elevate, però intervallate da precipitazioni anche spesso pomeridiane o comunque di periodi anche un po' più lunghi, diversi giorni in cui ci sono precipitazioni. Quindi è un'estate sicuramente dal punto di vista climatico notevolmente diversa da quella dell'anno scorso, dove invece i periodi di estremo caldo e di temperature molto elevate furono molto molto prolungati. Quindi il dato climatico è sicuramente stato significativo, ma secondo me non è l'unico elemento che ci deve portare a valutare come dire, questa stagione di estiva rispetto al fenomeno degli incendi. Io ritengo che tutto il controllo che si sta facendo sul territorio, che in verità c'era anche l'anno scorso, ma quest'anno secondo me è ancora più serrato da parte delle forze dell'ordine, stiamo assistendo quasi quotidianamente a notizie sui giornali di casi in cui i carabinieri o comunque le forze dell'ordine intercettano o individuano chi effettua insomma bruciamenti di residui vegetali che ricordo che in periodi di alta pericolosità, giugno a settembre, sono vietati bruciare i residui vegetali, e si sta vedendo in effetti che sono tanti gli episodi in cui ci sono elevate sanzioni comunque a carico di coloro che comunque violano questo divieto. Quindi il controllo del territorio è massiccio, e secondo me non è soltanto il controllo del territorio a cura delle forze dell'ordine che rimane fondamentale, ma è proprio un'attenzione maggiore sia delle comunità locali e quindi anche dei corpi di polizia municipale, quindi le amministrazioni locali, i sindaci e i vigili urbani, ma è proprio una sensibilità maggiore degli stessi cittadini che fungono anche da sentinelle l'uno con l'altro, per cui la segnalazione arriva immediatamente quando il confinante vede che diciamo, nella proprietà limitrofa c'è come dire, qualche principio di incendio, eccetera, bruciamento. C'è una maggiore attenzione, perché l'anno scorso le immagini della devastazione dei nostri boschi, e in provincia di Avellino è stata veramente devastante la stagione incendiari, eventi dell'anno scorso, ha secondo me colpito tantissimo proprio l'opinione pubblica, i stessi cittadini. Quest'anno ogni volta che abbiamo incontrato insomma le comunità locali, abbiamo fatto anche una serie di eventi proprio di protezione civile, anche di sensibilizzazione della cittadinanza, si è vista la risposta anche come dei comuni cittadini che volevano sapere, ci domandavano ma che possiamo fare, come possiamo collaborare per evitare che si ripeta nuovamente gli eventi dell'anno scorso. Quindi secondo me c'è stata un'attenzione un po' da parte proprio della collettività intera. E quindi sono una molteplicità di fattori che secondo me hanno portato quest'anno ad avere una stagione sicuramente molto più sotto controllo. Certo, intanto lei da responsabile della protezione civile della Campania come intende impostare soprattutto il rapporto con gli enti locali? Mi riferisco ad esempio ai comuni, in passato non sono mancate polemiche per uno scarso coordinamento e spesso sono stati sottovalutati quelli che sono i bollettini meteo che vengono diramati dalla protezione civile. Ecco, da questo punto di vista lei come intende impostare il suo lavoro? Beh, la protezione civile regionale, devo dire la verità, secondo me lavora, quella della regione Campania lavora in maniera ottimale. Noi abbiamo una sala operativa a Napoli presso la quale vengono elaborati le previsioni meteo al centro funzionale e poi vengono trasmessi i bollettini a tutti i comuni. Sono trasmissioni sempre via PEC, insomma molto tempestive, con il dovuto anticipo. Quindi i comuni hanno tutto il tempo insomma, per valutare quelle che sono le allerte che vengono trasmesse. Ci sono anche dei sistemi, delle app, dei sistemi telematici con i quali insomma, la sala operativa regionale informa i comuni. Certo, l'informatizzazione e l'utilizzo anche delle nuove tecnologie, social, cioè,
rimangono anche, insomma, possono rappresentare un ulteriore strumento di divulgazione per un'informazione sempre più tempestiva. Le polemiche credo che ci siano sempre, insomma, all'indomani, insomma, degli eventi, quando qualcosa non ha funzionato. Però addebitare questo alla protezione civile regionale, insomma, mi sembra un po' ingeneroso, in verità. Tutto è migliorabile sicuramente, quindi si cercherà sicuramente di capire se c'è qualcosa che può essere migliorato probabilmente nelle segnalazioni, nella tempestività delle comunicazioni, per fare in modo che i comuni possano mettere in piedi tutto quello che è previsto dai loro piani di protezione civile nel momento in cui ci sono delle allerte. A seconda del tipo di allerta è ovvio che i comuni devono predisporre, insomma, una serie di misure organizzative per affrontare l'allerta a seconda di quella che viene, insomma, del tipo di allerta, gialla, arancione, rossa, eccetera, a seconda del rischio, poi, se il rischio meteo idrologico, se il rischio di altro tipo che viene segnalato dalla sala di protezione civile regionale. Ecco, intanto sappiamo che la protezione civile naturalmente è nata proprio con il terremoto dell'Irpinia del 23 novembre dell'80, una prima grana che le tocca affrontare è proprio il terremoto di Ischia. Siamo a un anno da questo evento, e con lei come intende muoversi? C'è stata qualche polemica sui ritardi della ricostruzione, che ovviamente non toccano la protezione civile, però sarà necessaria grande attenzione rispetto a questo territorio. Beh, sul terremoto di Ischia in verità è stato nominato un commissario, però per la ricostruzione, per cui quello ricade nell'ambito commissariale. C'è stato anche un evento ieri mattina e quindi diciamo, la protezione civile regionale, insomma, sono andate a fare un sopralluogo ieri mattina e per capire la situazione, insomma, c'è stato qualche piccolo aggravamento, ma niente di grave, e quindi, insomma, si è anche, insomma, a supporto del commissario, però rimane, come dire, nell'ambito della gestione commissariale la ricostruzione. Per cui, insomma, sull'evento di Casa Micciola, insomma, ci sono le strutture deputate per svolgere i compiti, insomma, per veicolare i fondi per la ricostruzione. Vedremo poi, quando, insomma, saremo operativi, se si può dare un ulteriore supporto. Ma, come dire, la Regione Campania, la Giunta comunque è molto presente, è stata sempre presente subito dall'indomani del SILMA dell'anno scorso. Quindi, insomma, su questo penso che si possa dare atto. L'ultima questione è relativa all'emergenza, al dissesto idrogeologico a cui lei già ha fatto riferimento. Cosa bisogna fare per migliorare la situazione sul nostro territorio, soprattutto in Campania? Quali sono le zone maggiormente a rischio da questo punto di vista? Beh, su questo in verità è recentissima una norma regionale che ha è intervenuta sulla questione delle opere di bonifica, sui consorzi di bonifica e sul censimento proprio sia dei reggi lagni che dei corsi d'acqua regionali, eccetera. Questa era un'attività che verrà svolta nei mesi a venire ed è importantissima, perché è la prima volta che si fa un'operazione del genere ed è effettivamente determinante, perché a volte c'è proprio il dubbio, a seconda del tipo di corso d'acqua, qual è l'ente che deve intervenire, il consorzio di bonifica, il genio civile, eccetera. Se sono corsi d'acqua naturale, se sono corsi d'acqua artificiali, eccetera. E quindi questa nuova normativa e questo impulso che è stato dato, ripeto, nelle scorse settimane, con questa nuova legge regionale, è secondo me fondamentale proprio per mettere un po' di ordine anche nelle competenze e nelle attività di manutenzione e di prevenzione del rischio idrogeologico. Rimangono, come dire, nelle more, insomma, che si farà tutta questa attività di riorganizzazione e di anche per fare chiarezza, insomma, su chi interviene, chi deve intervenire in maniera tempestiva nel momento in cui si verifica un'emergenza, e diciamo, rimane fondamentale un'attività di manutenzione costante. In verità la Regione l'ha sempre fatta, noi Igiene Civile la facciamo sempre, i consorzi di bonifica anche, e interveniamo in prevalenza, insomma, urgenza per affrontare, come dire, delle problematiche un po' più emergenziali, come dire. Rimango, insomma,
ripeto, il territorio della Regione Campania rimane un territorio fragile dove il rischio idrogeologico rimane un'emergenza importante, ma sulla quale, come dire, la Regione è sempre presente, i finanziamenti e i fondi stanziati rimangono sempre importanti. Insomma. Per chiudere questa nostra intervista torniamo al suo incarico prestigioso che appunto ha ricevuto in questi giorni, sarà la responsabile della protezione civile in Campania. Qual è l'obiettivo che intende raggiungere, insomma, anche da subito? Qual è la sfida per lei? Beh, io, insomma, è ovvio che anche dal Genio Civile di Avellino i rapporti li abbiamo sempre avuti in questi anni con la Protezione Civile Centrale e quindi, insomma, un po' conosco chi ci opera, insomma, le persone, eccetera. Quindi so che trovo una squadra ben, insomma, rodata, eccetera, di persone molto disponibili che si dedicano, ecco, al di là del dovere d'ufficio, insomma, sempre con uno spirito di sacrificio e di abnegazione che va oltre, ecco, il mero dovere d'ufficio. A me personalmente, io ho sempre lavorato in questo modo, insomma, con molta passione, insomma, mi butto in prima persona nelle cose, insomma, le voglio guardare di persona, insomma, non rimango dietro a una scrivania, insomma, sono molto operativa, eccetera. E quindi quello che vogliamo è continuare in un'opera di rilancio della protezione civile regionale, perché la Regione Campania ha fondato la protezione civile ormai, insomma, quasi 20 anni fa ed è una delle prime protezioni civili d'Italia rispetto anche alle altre regioni italiane. È importante però in questi mesi, e con questo col gabinetto del Presidente già siamo sintonizzati, è importantissimo e si sta già facendo, lavorare molto in sinergia con Roma, con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, perché lì, insomma, è importante, ci sono anche fondi che possono essere utilizzati per una serie di attività di protezione civile, anche per valorizzare molto il volontariato di protezione civile, perché non dimentichiamo che la protezione, il sistema di protezione civile, anche il codice di protezione civile che è stato varato proprio quest'anno, che ha modificato la normativa sulla protezione civile, come dire, valorizza ancora di più il ruolo delle associazioni di volontariato, che spesso la Regione anche negli ultimi anni ha finanziato con mezzi di vario tipo proprio per affrontare le varie emergenze, e quindi è anche, come dire, la sinergia col territorio, l'associazione di volontariato, con i comuni e un lavoro costante col Dipartimento Nazionale, secondo me queste sono le armi vincenti per riuscire a rilanciare e a continuare, come dire, a costruire una protezione civile sempre più ramificata e presente capillarmente sul territorio. Speriamo bene. Allora, in bocca al lupo per questo suo incarico, per questa sua sfida professionale. Grazie alla dottoressa Claudia Campobasso, responsabile della protezione civile della Regione Campania, che è stata nostra ospite. E in regia per noi Aldo Fenizia, grazie a quanti ci hanno seguito. Buon proseguimento con il canale 696. Arrivederci.